Buongiorno a tutti, ringrazio Silvana Selmi per avermi invitato qui con voi stamattina e ringrazio anche Monica e tutti gli altri per avermi consentito di partecipare al lavoro del Core Curriculum che nonostante i miei 30 e fischi anni di servizio devo dire che è stato estremamente stimolante e arricchente, con degli spunti di discussione, molto importanti. Alcune cose le ha già dette la collega che mi ha preceduto, anche perché integrazione significa anche integrazione tra adulti, psicologi degli adulti e psicologi di area pediatrica. Quindi l'impostazione, l'impianto del core curriculum sostanzialmente è simile, non identico, ma simile, quindi con alcune note che riguardano le conoscenze e altre note che riguardano le competenze. Nello specifico, cure palliative pediatriche, è importante che teniamo presente che esistono delle differenze invece nella dimensione clinica e di gestione tra l'area pediatrica e l'area dell'adulto. Avrete avuto sicuramente modo di ascoltare ieri, ma anche stamattina, come innanzitutto le cure palliative pediatriche non riguardano solo i pazienti oncologici, come per la maggioranza invece le cure palliative dell'adulto, ma riguardano pazienti che possono entrare subito dalla nascita in cure palliative. Abbiamo visto l'esempio della collega di prima di un bambino appena nato. E quindi dobbiamo tenere presente che la palliazione rappresenta una fase possibile dell'intero percorso di cura e non può mai essere vissuta come un momento svincolato dalla storia del paziente e della sua famiglia. Quindi l'atteggiamento dell'equipe curante deve essere fin dall'inizio del percorso attento alla qualità di vita, parimenti al raggiungimento della guarigione laddove possibile. E in questo sono molto d'accordo con la collega che ha presentato prima la relazione, che sottolineava come sia importante pensare in area pediatrica alla qualità di vita piuttosto che solo al fine vita. Ricordiamoci che qualità di vita significa poi anche qualità di morte. Perché credo che sia peculiare l'atteggiamento dell'equipe curante? Voi sapete che di hospice pediatrici ce ne sono molto pochi. Da noi spesso i bambini muoiono in ambito ospedaliero o a domicilio, ma frequentemente anche in ospedale. Quindi non è sempre detto che ci siano delle equipe dedicate alla palliazione e al fine vita. Frequentemente sono le stesse equipe che hanno curato il bambino fin dall'esordio della malattia. Per questo insisto sul fatto che dall'inizio è importante che l'equipe abbia in qualche modo una mente palliativa, nel senso di avere come obiettivo la qualità della vita, oltre che il possibile raggiungimento della guarigione. Teniamo presente che i bambini, per esempio, in oncologia guariscono al 75%, significa che però il 25% non guariscono e quindi entreranno in un'area di palliazione attiva. Il core curriculum degli psicologi che operano in cure palliative pediatriche basa le necessarie conoscenze, competenze e il loro declinarsi nell'operatività assistenziale sull'integrazione tra le diverse aree e discipline. Integrazione che mi piace pensare, ci è piaciuto a tutti noi pensare a due livelli, quello della multidisciplinarietà di cui abbiamo molto sentito parlare e anche quello della continuità assistenziale. Quali sono rapidamente le 8 macro aree che invece noi abbiamo individuato? Valutare bambino e famiglia per l'accesso alla rete di terapia del dolore e di cure palliative pediatriche. Accogliere bambino e famiglia nella rete di terapia del dolore e delle cure palliative pediatriche, prendersi in carico bambino e famiglia nei diversi settings della rete, lavorare in equipe in terapia del dolore e cure palliative, saper gestire il sé, collaborare nell'attivazione e gestione di un centro di terapia, formare in terapia del dolore e cure palliative e fare ricerca. La multidisciplinarietà, abbiamo detto integrazione uguale multidisciplinarietà e continuità assistenziale. Multidisciplinarietà intesa come? Non solo come la somma di più professionisti di differenti aree disciplinari, ma come possibilità di gruppo integrato di cura che condivida cultura ed etica in un costante scambio di informazioni, visioni, conoscenze e competenze
volta ad un approccio efficace al paziente e alla sua famiglia nella loro complessità. Spendo una parola su questo perché può sembrare banale quello che sto dicendo, ma non lo è se ripensiamo a quello che ho detto poco fa. In pediatria non sempre esistono delle equipe dedicate alla conclusione della vita, dedicate alle cure palliative. Dunque, non sempre i gruppi integrati condividono davvero la cultura, l'etica e quant'altro della palliazione. Quindi è molto importante questo, perché altrimenti nella gestione, nell'operatività poi del fine vita, saltano fuori delle posizioni che possono non essere omogenee. Allora chi lavora in ambito pediatrico ha da sapere che la funzione dello psicologo è anche questa, perché se non lavori in equipe dedicate devi anche essere molto attento a riuscire a creare una situazione armonica nonostante posizioni diverse e omogeneità delle cure, altrimenti questo si riflette necessariamente sulla qualità delle cure verso il paziente bambino e adolescente, che purtroppo ho sentito molto poco nominare da quando sono qua, ma sappiamo che è molto diverso dal bambino, e anche naturalmente sulla relazione con i familiari. Il gruppo multidisciplinare tuttavia deve garantire la differenziazione dei ruoli tra i vari professionisti in relazione alle specifiche competenze. Questo è un altro punto fondamentale su cui molto abbiamo discusso, che ci ha appassionato molto. Solo il mantenimento della specificità dei ruoli, dell'identità professionale, consentirà la condivisione di alcune funzioni, come ad esempio colloqui condotti insieme medico e psicologo, rimandando al paziente non la confusione ma l'arricchimento che può derivare da un'autentica integrazione. Io questo lo sottolineo perché nei miei anni di esperienza ho verificato come a volte la non chiarezza e distinzione dei ruoli ha portato davvero molta confusione ai pazienti e non il ritorno di un'autentica integrazione. Per continuità assistenziale, cosa intendiamo? Porre l'accento sul percorso di cura sin dall'esordio della malattia, perché il paziente è certamente riconoscibile come in una fase particolare, quella di conclusione della vita, ma porta con sé tutta la storia della sua malattia, oltre che la sua storia personale. Cosa significa questo? Significa che dobbiamo poter conoscere la storia del percorso di malattia, i vissuti che hanno accompagnato la storia del percorso della malattia, tenendo conto che il paziente esiste dalla diagnosi, ma la persona esiste dalla sua nascita. L'abbiamo visto e sappiamo bene noi psicologi come forse la persona esiste da prima della sua nascita nella mente dei suoi genitori, e come con questa fantasia poi i genitori si confrontino di fronte a un bambino reale. Integrazione significa allora anche lavorare in rete con le diverse figure che hanno conosciuto il paziente in un altro tratto del suo percorso di cura, significa tenere insieme gli approcci oltre che i professionisti e garantire quindi che una visione palliativista possa essere contemplata fin dall'inizio del percorso di cura nella sua accezione, come abbiamo detto prima, più allargata, quella del preservare la qualità della vita finché c'è vita. Perché non muoiono i pensieri prima che la morte se li porti via, mi disse Renata, 18 anni, poco tempo prima di morire. Grazie.